Presidente, ti vogliono sentire. Sento per questa stagione fantastica. Emozionante. Abbiamo vinto la Coppa. Adesso il campionato. Veramente grande, grande. Voglio ringraziare tutti e a mister Mancini, i dirigenti, tutti. E il popolo sercialese. E lo meritiamo veramente. Forza Serciale. Sono mister Mancini, se vuoi. Mister Mancini. Sì. Mister Mancini è nervosissimo. Piazza, Toni Piazza, Piazza. Fantastico, Piazza. Abbiamo vinto, ragazzi. Dobbiamo vincere, abbiamo vinto. Il campionato è nostro. Ci vediamo il prossimo anno in Serie B. Chi si sta festeggiando, come avrai capito, Antonio? È una emozione fantastica. Io ti ridò la linea dopo per altre interviste. Capitan Caturano, Daniele, che stagione fantastica, che campionato. Non me lo sarei mai aspettato dai campionati, però ci siamo ritrovati qua al primo posto e alla fine c'è stato il rush finale. Ci abbiamo dato tutto, tutto, l'anima, la testa, tutto abbiamo dato. Abbiamo dato proprio tutto, non posso dire adesso. Grazie capitano, dopo la Coppa Italia, questa splendida affermazione, c'è Davide Scotta Sava, siamo in diretta per Stato Radio, che stagione fantastica! Un'emozione unica dopo 3 anni, bellissimo, Dio, fare così! Grazie! Antonio, qua ci sono ragazzi che sono con noi da 6 anni e che per la prima volta raggiungono la Serie B, ora c'è Mancini che viene portato in alto dai ragazzi, io aspetto Renato Mancini, sono sempre in diretta! Se anche lui andiamo in via, se ne andiamo in via, forza del sale! Antonio! Sì, stiamo stendendo tutto! Qui c'è un... I tifosi sono veramente al settimo cielo! Ma sono uniti! Sicuramente una delle colonne importanti, una difesa la meno battuta, ne rifà anche tu, ragazzi, in difesa! Avete fatto un campionato straordinario! Diciamo che non eravamo partiti per vincerlo, però ma ci abbiamo iniziato a credere e siamo arrivati alla confederazione. Grazie Ciccio Croro Soniti e Antonio, io dovrei e mister Mancini, ma è letteralmente rubato dai giocatori che se lo stanno abbracciando e coccolando. Io se ho Mancini rimango in diretta televisiva. Sì. C'è Renato Mancini, Stadio Radio. Renato, non ti puoi sottrarre. Renato Mancini sicuramente insieme ai ragazzi l'artefice, sicuramente la colonna portante, ha risolto tante partite dalla panchina, un grande uomo, ormai terzo anno qui a Sertale, e finalmente questa volta il botto finale. Renato, è un'emozione indescrivibile, con un gruppo straordinario, una coesione paurosa con società, ambiente, città, paese, quello che è, ma è una cosa stupenda. Nessuno ci accreditava all'inizio, ci abbiamo creduto, abbiamo dimostrato di essere i più forti, non abbiamo subito pressione di nessun tipo perché siamo la banda di intestino e oggi siamo il campione dell'eccellenza con un turno anticipo. Antonio, Renato veramente rispetto a tutte le altre volte, e io l'ho seguito da agosto, è di difficoltà, è felicissimo ed emozionatissimo, ma tu potrai capire tutto l'ambiente com'è emozionato e com'è felice. Questa è la vittoria, Antonio, del calcio, nel senso che si può fare calcio anche con pochissimo, con grandi uomini, con un gruppo compatto, con pochissimi sforzi. Questa è la dimostrazione che tutti ce la possono fare. Forse questo settore dà un segnale anche al calcio dilettantistico calabrese. Significa che non servono forse nomi altosonanti, serve una società seria, una preparazione seria, una programmazione, ma soprattutto un gruppo che crede alla maglia, un gruppo che vuole lottare fino in fondo.